Le api, insetti preziosi, laboriosi ed essenziali, eppure la loro sopravvivenza è sempre più a rischio. In questi anni non c'è apicoltore che non denunci la moria di più del 30% dei propri alveari. Ma in Israele, paese all'avanguardia in materia di tecnologia, una startup ha inventato una nuova casa per le api. Beewise, questo il suo nome. Non si tratta solo di un rifugio, ma anche di un luogo dove gli alveari vengono monitorati ogni giorno via computer, permettendo così agli apicoltori di intervenire in caso di necessità. Le api sono fondamentali nella nostra vita. Il 75% di ciò che mangiamo, dai semi alla frutta alla verdura, tutto viene impollinato dalle api. Questo vuol dire che senza le api non ci sarebbero interi settori dell'agricoltura. Noi vediamo le api come l'infrastruttura dell'agricoltura. Se le api non arrivano nel momento esatto in cui i fiori si sviluppano, non ci sarebbero tanti prodotti. Niente avocado, niente pomodori o cetrioli. Le api stanno morendo, stanno scomparendo. Ovunque andiamo in giro per il mondo, parliamo con gli apicoltori, ci dicono che perdono dal 30 al 40% delle loro api all'anno. Una tradizione antica, quella degli apicoltori. Le casette con gli alveari vengono sistemate nei campi coltivati. Beewise fa la stessa cosa, con un grande vantaggio: poter decupicare la presenza di alveari e monitorare eventuali malattie. Siamo andati in un campo per vederne il funzionamento. Ecco, siamo in un campo di alberi di avocado. Quella che vedete è una casa per le api. È rimasta qui per tutti gli ultimi mesi perché così le api hanno potuto impollinare i fiori. Adesso la stagione degli avocado sta per finire e questa casa verrà spostata in un altro campo. Dentro ognuno di questi container ci sono decine di alveari. Accanto le casette tradizionali. Shlomo Franklin ci mostra il lavoro di questa colonia di insetti. Questo è il miele. Questo è il polline. E qui ci sono le larve. In ogni cella c'è un'ape che si sta formando. Siamo in una piantagione di avocado. Per impollinare i fiori abbiamo bisogno di molte casette per le api. Questa invece è la nostra casa. Qui ci sono dai 20 ai 24 alveari. Le api stanno lavorando. Ormai siamo quasi alla fine della stagione. La società ha assemblato al momento circa 100 container come questo. Alcuni sono andati negli Stati Uniti, la maggior parte però è qui in Israele. Ma l'interesse del mercato aumenta in continuazione. Sono molto più efficaci. Senza venire per ispezionare gli alveari, possiamo avere un'ottima fotografia sulla condizione delle colonie di api e ce l'abbiamo in tempo reale. Capiamo subito se le api sono in salute, se hanno bisogno di trattamenti. Gli apicoltori possono così venire e trattare solo gli alveari che ne hanno bisogno. Quante api siete riusciti a salvare? Abbiamo salvato molte api. E quando avremo altre case come questa, ne salveremo ancora di più. Con questi rifugi per le api ci saranno meno alveari che muoiono.